La mia storia lavorativa nasce a fine anni 90 con una laurea in economia che poi mi ha visto catapultato a Milano, prima nel settore automobilistico e poi in quello televisivo, ma sempre curando la comunicazione. Da tempo però pensavo a come comunicare qualcosa di mio e soprattutto qualcosa legato al territorio dove sono nato, nello specifico Pescasseroli nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Un giorno, facendo una passeggiata in montagna con il mio socio, lui mi disse: ma perché non trasformiamo il profumo di questi boschi in un vero e proprio profumo? Io ricevo un brief creativo dove sostanzialmente il cliente mi spiega che tipo di profumazione vuole utilizzando un linguaggio che non appartiene al senso dell'olfatto. Io devo trasformare questa richiesta in un profumo, scrivendo una formula, andando a prendere tutti quegli odori che secondo me possono evocare quel messaggio e cerco di metterli insieme in armonia. Il naso crea quindi una miscela di oli essenziali. Noi abbiamo una collezione di oltre 1000 oli essenziali. Una volta vinto il progetto, quindi approvata la profumazione, siamo in grado di produrre le grandi quantità. Quindi sostanzialmente noi vendiamo olio puro. Questa era una professione che fino a 30-40 anni fa si tramandava ancora di padre in figlio. Oggi ci sono delle scuole di formazione, l'industria è diventata enorme, la richiesta di profumi è in questo momento altissima. Abbiamo ricevuto la fragranza e quindi stiamo procedendo alla macerazione, per cui uniamo, oltre la fragranza, che è il cuore del profumo, anche l'alcol e l'acqua. Il direttore tecnico sovrintende a tutte le attività produttive e di laboratorio e di controllo qualità. Per diventare direttore tecnico bisogna studiare tanto, fare chimica farmaceutica o una laurea similare. Dopodiché bisogna avere la fortuna di incontrare un buon imprenditore che creda nel tuo ruolo. Il mio lavoro consiste nel garantire che il prodotto che noi facciamo sia conforme a quanto viene richiesto dal mercato. Io sono un perito elettronico, ho avuto una formazione in azienda piuttosto varia perché ho girato diversi reparti. Parallelamente sto studiando per completare ingegneria industriale. Addetta al riempimento, sono diplomata in tecnico ceramista, che devo dire che purtroppo non è che c'entri molto col lavoro che sto facendo. Mi sono ritrovata in questa azienda una volta che ho finito la scuola in cerca di un lavoretto, così, e mi sono ritrovata ad arrivare a 25 anni. Fatto gli studi di ragioneria, c'era necessità nell'azienda di famiglia di poter gestire la parte contabile e poi in realtà mi sono iniziato a innamorare della profumeria artistica. Sentire un profumo è una coccola, è un qualcosa che ci fa evadere. E questo invece è l'acqua.